Allora, Davide Moraga, il nostro amico del Presidente Forze, ci troviamo lì alla Ferrara-Nicastro, siamo. Comunque non si è spostato di qualche chilometro, quest'anno è così a mai, ecco. L'anno scorso quella buona annata che avete avuto, insomma, anche lei alcuni alti e bassi dopo un inizio cattivo, poi se riuscite alla fine ad arrivare a fare i playoff con il Fronte che avete perso poi lì, vedo anche una partita un po' strana, ecco. Comunque in ogni modo adesso ecco, hai cambiato come dire maglia, sei qua a Maita, insomma l'ambiente un po' dopo l'anno scorso la successione si aspetta sicuramente qualcosa di buono da te e dai tuoi compagni, diciamo quelli che sono di con te come tutto come il Romagnolo, l'altro Tarsi, Darsi, Tarsi, Cifero. ecco, che insomma l'anno scorso non avete sfigurato, quest'anno insomma avete una due compito insomma di portare questa Maita forse a buoni livelli. Cioè io vedendo la squadra quest'anno penso che il Maita possa dare, forse, anche il mister penso, lo vedo anche molto motivato e anche i giocatori sembra che l'aria sia cambiata. Tu che avevi fino all'anno scorso all'amico Francesco allenatore Marotta, ecco. Cosa è cambiato secondo te da Nicastro a Maida? Cioè, è lo stesso oppure insomma tu come vedi questa tua nuova avventura, Davide? Guarda, innanzitutto buonasera a tutti. Sì. Ogni allenatore, lei ha nominato Mister Marotta, qui c'è Mister Barone, ogni allenatore ha la sua filosofia, il suo modulo di gioco, il suo modo di vedere e di interpretare il calcio. Magari il Mister Marotta aveva il suo modo di preparare le partite, gli allenamenti, magari più sulla parte fisica. Invece la differenza che sto riscontrando con il mister Barone, che predilige di più usare la palla, fare Sì. allenamenti, esercitazioni di più con la palla, ma non neanche tralasciando la parte fisica. Le tue aspettative quali sono di questo campionato? Cioè, pensi che il Maita possa tenere la sua? Un campionato insomma, Innanzitutto. soprattutto finisce con squadre un po' diciamo, strane, diciamo, che Borgia, Girifalco, insomma, che fino all'anno scorso erano tutte nella seconda, sono outsider, sappiamo anche che sono molto rinforzate, sia il Borgia, sia il Girifalco, sia anche il Sangregorio, il Pone, anche altre squadre che militavano. Infatti abbiamo visto anche all'opera. Tu ecco, come la vedi questa avventura a Maita? Cioè, come vedi questa squadra e che contesto può dire ecco, secondo me in questo campionato di prima? Innanzitutto l'obiettivo principale è quello della salvezza. Migliorare naturalmente la posizione dell'anno scorso è il minimo che i dirigenti si aspettano da noi. Per quanto riguarda il girone, quest'anno è un girone un po' anomalo. Ci Esatto. sono tre squadre cosentine, il Parenti, l'Aprigliano e il Pianecrati. E poi ci sono queste squadre neopromosse dalla seconda categoria, come ha detto lei, il Borgia, il Girifalco. Il San Gregorio stesso. Mine vaganti, insomma, ecco. Sono mine vaganti, ma da quello che si sa sono squadre composte da buoni giocatori, giocatori di categoria. Sì. E poi c'è sempre le solite il Nicotera, il San Calogero, che sono sempre squadre toste, squadre ben Anche il organizzate. Rombiolo, Il che è del Rombiolo, da quello che Nuoro Romano. si dice, il Rombiolo è una buona squadra, è una delle pretendenti che può lottare per la vittoria finale, insieme a Laureana, che mi sembra che Anche Pianacarteci che abbia fatto una buona squadra, allora. Dai nomi, secondo me, il Laureana e il Rombiolo sono quelle più accreditate, senza tralasciare il Fronti, che è sempre una delle favorite all'inizio della vittoria del campionato Sì. e alla fine arriva sempre nelle prime posizioni. Volevo dire una cosa, mi si è trovato bene qua a Maita, sai che qua abbiamo un pubblico che diciamo, è molto, non è come era Nicastro, che anche c'era il pubblico, sai benissimo, non so bene, non c'era, qui è un paese insomma, e ci tengono molto, è molto seguito e credo che tutte saranno molte aspettative, ecco. Infatti l'anno scorso quando siamo venuti qui alla seconda giornata c'era parecchia gente in tribuna, c'erano almeno un 300 persone rispetto a Nicastro che
essendo il Nicastro era la quarta squadra di Lamezia, essendoci la Vigor Lamezia in Serie C, c'era il San Biase, la Promosport, gente non ce n'era al campo, qualcuno così, genitori, amici. Qui invece c'è parecchia gente ed è anche bello giocare davanti a tante persone e regalare soddisfazioni a queste persone che vengono e ci seguono. Senti una cosa, volevo chiederti, ma ti sentite fare promesse? No, promesse no, noi dobbiamo vivere la giornata, l'obiettivo principale è la salvezza e poi alla giornata, dobbiamo vivere la giornata, poi quello che viene di più della salvezza è tutto di guadagnare. Grazie, molto gentile. Grazie a voi, arrivederci. Gianluca Lucia, ecco, il portiere numero uno dell'Atletico Maida per Interforze Città di Maida. Allora Gianluca, benvenuto, anche se sappiamo che sei il nostro affezionato, diciamo, sostenitore, anche se non hai mai fatto un'intervista con noi, quest'anno ecco, vogliamo cominciare bene dalla prima. Ecco, quest'anno il Maida, dopo la delusione dell'anno scorso anno, con la sconfitta con Molesco, pure con Chiara Valle, che dove fosse successo, insomma, siete riusciti a farvi ripescare, insomma, pare che avete, quest'anno sia una cosa molto più matura dell'anno scorso. Certo, anche l'esperienza passata sarà importante, credo, ecco. Però ecco, voglio dire, ecco, tu come ti appresti a iniziare questa nuova avventura con Maida? Sei contento oppure, insomma, credi che, insomma, la squadra potrebbe essere ancora più, diciamo, forzato, oppure sei contento di come sta andando, ecco, la preparazione, la campagna di acquisti, ecco, tu, dal tuo punto di vista? Certo, io sono molto fiducioso per questa nuova annata, sono molto, molto contento di far parte di questo progetto. Già l'anno scorso, nonostante tutte le difficoltà, mi sono trovato a mio agio e per me è come una famiglia ormai, sì, l'Atletico Maida. Certo, quest'anno per noi sono stati fatti acquisti, è uno sforzo abbastanza importante da parte della società. Gente come Muraga, Nugifero, Tarsia, sono sicuramente gente di categoria che potranno dare una mano sicuramente alla squadra. Sono abbastanza fiducioso, vedo un gruppo già che sta cominciando ad essere abbastanza compatto. Certo, poi abbiamo il mister Franco Barone, che è una persona preparata e che sicuramente con questa rosa a disposizione potrà fare. Dimmi una cosa, quest'anno abbiamo visto anche la concorrenza in porta, non è da poco, c'è anche Bilotti, lo so bene, uno dei migliori portieri di Vena, di Maida, ti senti ancora nei titolari oppure, insomma, credi che dovrai lottare anche per sempre la maglia numero uno? Io mi sento un giocatore della rosa, conosco le mie qualità, il mister mi conosce, però avere una concorrenza fa sempre bene, così ognuno dei due darà il meglio, e quindi poi giustamente c'è il mister che farà la sua scelta. Senti, sentite proprio qualcosa a questo, agli amici di Maida, insomma, che ci pare, non solo quella, ma ci seguiranno sul sito quando vedranno le riviste con gli amici, insomma, che ti conoscono, ecco. L'obiettivo minimo è quello di avere una salvezza tranquilla, l'obiettivo che ha pure dichiarato la società. Poi quello che verrà. Ma non credi magari sarà, comunque, che un po' si nasconde, perché quest'anno la rosa credo permette di lottare per un obiettivo magari diverso da quello dell'anno scorso, che magari. Sì, sì, però vista l'annata sfortunata, l'annata precedente, come è andata a finire con una retrocessione, sì, l'obiettivo minimo, come ha detto la società, è giusto che sia la salvezza, poi quello che viene giustamente è di più. Ti senti di fare promesse, Gianluca? Sinceramente, non sono. Io prometto di mettere l'impegno massimo, cosa che penso che faranno tutti, e se c'è l'impegno, penso che da parte di tutti, penso che avremo delle belle soddisfazioni, sia come calciatori che come società e come paese di Maida, che sicuramente merita posizioni di classifica ben più alte di quelle che sono state date. Va bene, va bene. Io non so che dire, ti ringrazio per la tua gentilezza, insomma, speriamo, insomma, che quest'anno Maida possa meno avere la stessa passione dell'anno scorso. Quello che ci auguriamo a tutti, grazie. Allora, Domenico Catozza, sempre per le forze di Maida. Allora,
Caro Domenico, tutto benvenuto come sempre. Se avete un po' di infortunio l'anno scorso potrebbe pregiudicato la stagione, quest'anno ecco, si riparte da un obiettivo, la salvezza. Dopo l'anno scorso, dopo la, diciamo, la brutta stagione, cioè la sportiva dell'anno scorso anno, la finale persa 2-1 all'ultimo minuto, insomma, Chiaravalle. E pure quando venne dopo la Lega, tutte le cose, insomma, quest'anno sembra che qualcosa si è cambiato, vi hanno ripescato, insomma, avete fatto insomma una, sicuramente avete fatto una bella campagna acquisti, e, insomma, tu cosa ti aspetti da questo ormai da quest'anno? Tu sarai co-titolare oppure insomma dovrai lottare con gli altri? Per essere... titolare non è nessuno, perché alla fine devo guadagnarci il posto, c'è un mister e sceglie lui. Io spero di giocare, poi il mister decide. Senti, come vedi tu la squadra sinceramente? La vedi competitiva? Cioè, si parla di salvezza, però sinceramente dai giocatori che vedo in campo credo che si possa pensare a qualcosa in più. Io penso che umilmente, con l'umiltà, ecco. Io penso che dopo quello dell'anno scorso, quello che è successo l'anno scorso, è meglio prima pensare a una prima di salvarci e poi quello che avviene domenica dopo domenica è meglio per noi, poi non lo so. Può essere pure arriva mai playoff, però è meglio che prima guardiamo la salvezza, poi andiamo con i piedi per terra, stiamo quest'anno. Ma tu ti senti di avere promesse oppure insomma non pensi che insomma alla fine... Promesse niente, che io spero solo di arrivare a quota... Comunque hai fatto dei bei gol l'anno scorso, questo non lo possiamo negare, sei per esempio dei motivatori della squadra. Però purtroppo come dire questi infortuni insomma magari anche tra le circostanze ti hanno impedito di anche l'espulsione. Infatti però ci prometti che sarai quest'anno sarai più cioè più bravo diciamo ok va benissimo perfetto. Tu ecco cosa ti promettere ai tifosi del Maia sinceramente di fino a che a dicembre raggiungiamo la quota salvezza e poi di là si può sognare qualcosa in più. Luciano Luciano? Presidente! Secondo! Un secondo! Qua, un secondo! Vabbè! Allora, anche oggi abbiamo il nostro amico Antonio Monsignore, il nostro amico diciamo, del sito di Lunghe Battaglie. Allora, dopo le delusioni venete mai da anche l'anno scorso pure a Cosenza con l'Altilia, insomma quest'anno riparti dalla prima categoria, insomma vedo che ti stai impegnando molto insomma col gruppo e insomma vedo che insomma c'è un'area spirale migliore dall'anno scorso almeno qui a Maida. Tu ecco sei il nuovo arrivato, l'altro ci diceva anche il DS Zaccone che tu non c'eri mai, anche se io ho tenuto il sito che dopo 4 anni è tornato al Maida, lui ha detto che il Maida allora non esisteva, però diciamo che conoscendo diciamo, il tiro abbiamo potuto dire che dopo 4 anni si è trovata la squadra di Maida principale. Ecco, quali sono le tue aspettative di quest'anno insomma secondo il tuo ritorno qua a Maida dopo diciamo, 4 anni diciamo, di esilio ci può dire ecco. Le mie aspettative allora innanzitutto buonasera a tutti gentilissimi sempre l'Interforza Città di Maida ad intervistarmi dopo tanto sempre insieme ogni anno sempre di più vi ringrazio sì. Enormemente guardate quest'anno ho visto qua a Maida un ambiente molto sano, dove la società si è impegnata molto dopo il campionato scorso di prima categoria, che per loro è stato un campionato di diciamo la prima volta in prima categoria. E quest'anno vedo che si è impegnata molto a rinforzare la rosa e poi anche da parte loro offrendomi di impegnarmi per la squadra del mio paese. E io sono molto contento di ritornare dopo 4 anni, sinceramente è un'emozione per me bellissima, diciamo, di ritornare al mio paese. Senti, volevo chiederti una cosa, ecco tu adesso, come ho già detto, sei tornato dopo 4 anni alla prima squadra di Maida, non è successo perché è diverso, abbiamo già detto, però ecco tu, le tue aspettative personali, cioè diciamo, ti senti titolare oppure pensi che dovrai lottare fino all'ultima giornata di campionato per essere uno dei. Perché noi sappiamo
quando giocavo a Pianopoli eri uno dei più forti, mi ricordo, segnavi sempre, insomma, giocavi sempre, sempre, diciamo, titolare. Qua, insomma, dopo 2 anni, un po' forse con l'infortunio e tanti altri impegni, insomma, hai dovuto, come dire, interrompere. Sì. Ecco, tu quest'anno, ecco, che ti aspetti della tua... Infatti dopo l'infortunio, un po' dopo la check che ho avuto negli ultimi 2 anni, non mi sono potuto allenare con continuità e ho sofferto tanto la carenza dell'allenamento. Quest'anno invece, facendomi questa preparazione, mi sono messo a disposizione della squadra, sì, del mister Barone e di tutti i miei compagni. Titolare o meno, questo lo deciderà sempre il campo, perché io mi sono messo a completa disposizione, come ripeto, mi sto allenando con continuità finalmente e mi suderò al posto come tutti gli altri. Non pretendo niente, spero, voglio soltanto rimettermi in forma innanzitutto e poi piano piano vedremo quello che dirà il campo, in poche parole, perché è sempre il campo a parlare poi. Il fatto che sei il patentino dell'allenatore, allenatore in seconda può essere, oppure magari... No, per quest'anno... la società mi ha chiesto soltanto di fare il calciatore, io ancora voglio fare il calciatore e mi impegnerò per questo. Poi quando mi sentirò, non avrò più l'emozione del campo, diciamo, di giocare, non mi sentirò più di allenarmi sempre, allora opterò per questa, per fare l'allenatore, è una cosa che mi appassiona molto. Come giudico questo campionato? Le squadre nuove, insomma, abbiamo la Lauranese che dicono sia la più forte, poi c'è anche il Pianagati che dicono pure che abbia fatto una buona squadra, poi abbiamo Parenti Aprigliano l'anno scorso, il Giorno Cosentino, hanno fatto Faville, insomma, e poi anche, come dire, il Rombiolo e poi queste mini vaganti del Giri Falco e del Borgia, insomma, squadre, insomma, che dopo la seconda dicono abbiamo forzate. Ecco, tu cosa pensi? Ecco, io penso che, come al solito, il campionato di prima categoria è un campionato difficile, dove ci vuole molta esperienza, e queste squadre nuove che sono arrivate so che sono attrezzate molto bene e quindi ci sarà da soffrire da subito, dalla prima giornata, cercando di portare a casa i punti più possibili, pareggi, vittorie, quello che verrà ci dovremo prendere. Sicuramente sarà difficile, anche perché noi, diciamo, nel circondario abbiamo, tra virgolette, molti derby, però noi siamo sicuri della nostra forza, rispettiamo tutti, cercheremo di dare al massimo partita per partita e ce la giocheremo. Ma almeno pensi che noi ci che vedremo un Maida con un'anima in campo, perché che affronterà ogni avversario a testa alta, tu senti di metterlo questo o meno? Sì, questo qua sì, che affronteremo tutte le squadre a testa alta e con convinzione, lo vedo anche dal lavoro che stiamo svolgendo con i miei compagni, con il mister Barone che, ripeto, è un mister preparatissimo, dove è molto meticoloso nei dettagli e quindi sì, sì. Spero, diciamo, io credo molto in questa squadra, in questa società, anche perché sono del paese, io personalmente metterò l'anima in campo. Senti, l'ultima cosa, ti senti di permettere qualcosa ai tuoi tifosi, di Mario, degli amici anche? Io prometterò soltanto che l'impegno massimo, la serietà e di lottare per questa maglia fino all'ultima giornata, fino all'ultima goccia di sudore in campo. Vabbè, Vincenzo, scusa, Antonio, grazie di tutto. Grazie. Il tuo fratello, insomma, non è potuto venire a mai, insomma. Cioè, mio fratello, diciamo che ha più problemi di lavoro, questo qua. È il lavoro che un po' lo... Vabbè, Davide invece è con voi, insomma, non sì, l'ho sì, visto. Sì, Davide. Non c'era. Presidente del Atletico Maida, insomma, ci troviamo, insomma, dopo un anno di sofferenze dell'anno scorso, la successione un po'... forse un po' immeritata, però figli magari di tante scelte che magari purtroppo non vedevano anche da voi, perché anche gli infortuni vi hanno pregiudicato. Quest'anno, insomma, sembra che siete partiti con una, diciamo, una linea diversa, insomma, una nuova squadra, avete preso qualche giocatore di peso, insomma. Tu, insomma, come vedi questa stagione quest'anno? Dopo la scorsa stagione in cui praticamente, a prescindere che era il primo anno che abbiamo fatto la prima categoria, quindi c'è stata forse un po' anche esperienza da parte sia della società che dei calciatori. Quest'anno abbiamo deciso
almeno speriamo di non avere le stesse problematiche dell'anno precedente. Quindi abbiamo cercato di costruire, d'accordo con lo mister Barone che abbiamo riconfermato, sì, e con lo DS Zaccone e con tutti gli altri soci, di cercare di fare una squadra con obiettivi diversi dalla stagione precedente. Chiaramente non pretendiamo di dire che siamo una delle squadre favorite, perché è una squadra nuova da amalgamare, però il nostro obiettivo principale è quello di fare una salvezza tranquilla. Senti, tu cosa ti senti di promettere ai tifosi di Mai? Sinceramente, visto, guarda, dicono tutti parlano di salvezza, però penso che con umiltà si possa pensare a qualche altra cosa di buono, ecco. Guarda, anche perché la squadra non è che... La speranza nostra, allora, l'obiettivo è quello della salvezza, però la speranza potrebbe essere anche una partecipazione ai playoff. Partecipazione diretta. Dopo non parliamo di promozione, perché te l'ho detto, la squadra è ancora, sì, è formata da elementi che per la prima volta si occupa delle cose, deve camare, deve crescere, così, sì. Quindi dopo è possibile pure che alla fine saremo la sorpresa. Anche perché oltre agli acquisti dell'anno precedente col gruppo di Maida, e dopo un altro acquisto che vorrei rimarcare sarebbe quello di Martinez. Anche però... stasera l'ho visto. L'ho visto, ha cominciato a partecipare attivamente agli allenamenti, credo che si muova abbastanza bene, quindi forse sarà la ciliegina sulla torta per la nostra società. Io dico che potrebbe essere anche la sorpresa del campionato. Va bene Luciano, io ti ringrazio, è stato gentilissimo, sapevo che devi andare via, e ci ha fatto questa gentilezza, noi gli agenti del Forza ti potranno vedere, insomma, sicuramente quest'anno sono sicuro che magari sarà, forse anche un po' più di correttezza. Quella è la prima cosa anche da parte del... non solo dai soci, ma anche dai dirigenti, ma anche da parte del pubblico. Chiederemo espressamente alla tifoseria un po' più di pazienza. Va bene. Però credo che se i risultati verranno sarà automatico che anche la tifoseria sarà più presente e più corretta. Ti ringrazio Lucia. E per terminare questo ciclo del ritiro del Maida, ecco, oggi incontriamo forse l'artefice di questa squadra, anche quello che insomma il fulcro della società, ecco, il nostro amico Vincenzo Zaccone. Anche quest'anno insomma una grandissima stagione si prospetta per il tifosi del Maida, insomma un girone quanto nuovo, secondo me, conosciuto come Rombiolo, come Girifalco, come Maida, insomma. Anche la Ronanese che è tornata, poi anche di Cosenza come il Parenti, un progetto ultronista che ho parlato poco fa. Ecco, insomma io ti direi, ecco, tu ecco, come si rispetta questa stagione con la per il Maida? Dopo la delusione dell'anno scorso, la successione con il Chiaravalle, l'ultima partita che è stata Pozzè, vuol dire la goccia che ha fatto il vaso, perché praticamente sì, la stagione insomma. L'anno scorso è stato per un verso andato bene la prima parte, poi la seconda parte un po' forse o meno, insomma, anche perché poi sappiamo che veramente erano pochi in troppo infortuni, insomma quest'anno sembra invece che vedendo l'impegno sembra che invece sia cambiato qualcosa. Ecco, tu ecco, dici come vedi questa nostra stagione, Vincenzo? Intanto ben trovato, salutiamo tutti quanti i tuoi utenti. Per quanto riguarda l'ultima partita dell'anno scorso, diciamo che è stata la fotocopia della stagione, cioè la sfortuna che ci ha accompagnato per tutta la stagione, culminata col 18° rigore contro al 91° in casa con Chiaravalle, rigore che chi ha visto la partita sa che non c'era e ha sancito la retrocessione. Però noi non dobbiamo trovare scusanti, perché sappiamo che la retrocessione è stata frutto della nostra inesperienza, un po' di sfortuna, il fatto che avevamo puntato su uomini che poi sono venuti a mancare, o chi per infortunio, chi per altri discorsi, il discorso che non siamo riusciti a recuperare Martinez prima delle ultime partite, ma ha giocato soltanto gli ultimi 20 minuti dello spareggio. Se in quei 20 minuti abbiamo visto che la stagione con Martinez, ma non per la singola persona, però che avrebbe potuto cambiare gli equilibri della stagione, perché era un uomo di peso in avanti, una persona tecnica, e
quindi ci è mancato un pochino, perché noi speravamo di recuperarlo molto prima, però non, ripeto, non sono scusanti, noi di questa stagione non contiamo nulla, perché ne facciamo tesoro per poter fare meglio quest'anno. In virtù di quello che è successo l'anno scorso abbiamo cercato di coprire ogni ruolo almeno con due giocatori, quindi con una rosa molto ampia, a partire dal portiere che abbiamo preso di lotta dal Vena, a finire con gli ultimi giocatori, quindi con i fuori quota e gli altri giocatori che vanno a coprire gli altri ruoli. Quindi il mister ci ha più scelto ovviamente da fare con i giocatori, considerando pure che fuori quota quest'anno c'è stato di nuovo lo scatto, quindi ci sarà un 95-96 in campo. Penso che abbiamo fatto un'ottima campagna acquisti. È giusto sottolineare che l'impegno, ti ringrazio per le parole che hai speso per me, però è giusto che sottolineare che l'impegno l'ha preso con tutti gli altri dirigenti, perché noi lavoriamo tutti in sinergia e quindi dal primo all'ultimo diamo lo stesso impegno, con un ringraziamento particolare al presidente, che è stato proprio lui l'artefice invece dell'iscrizione per la prima categoria, iscrivendo direttamente la squadra per il ripescaggio. Per fortuna siamo riusciti ad essere ripescati con il nostro punteggio, e quindi diciamo, se dobbiamo dare un qualcosa in più su tutti noi, credo che il ringraziamento principale va al presidente. Ecco, siccome abbiamo successo quasi 3 minuti, Vincenzo, se ci concedi altri 2, ecco, perché ho detto 3 minuti, però se ci concedi questa. Ecco, noi abbiamo visto quest'anno una campagna acquisti alquanto, dico, conoscendo i nomi di Davide Muraca, Tarsia, Romagnolo, anche lo stesso portiere che è qua presente, anche se non può parlare, che è ecco, Bilotta, Vena, che sappiamo che sono giocatori, insomma, che secondo me se gli diamo fiducia daranno anche il resto, insomma, magari compenseranno la parte della stagione in cui magari i principali attaccanti saranno magari infortunati oppure indisposti. Però credo che secondo me il Maida, si parla di una salvezza, secondo me credo che quest'anno il Maida, se con un po' di umiltà riesce a trovare una quadratura di gioco, poi avete un mister che certamente non lo sa che come situazione, credo che si possa parlare anche di sempre con l'ultima di un qualcosa in più, perché le potenzialità ci sono per fare un buon campionato, anche se sono squadre come Fronti, come Laureana, che dicono che sì, sarà la più forte di tutte, anche il Piano di Grazia sembra che si sia rinforzato, anche lo stesso Aprigliano l'anno scorso aveva è andato a vedere in finale playoff, cioè credo che siano squadre, anche il Parelli stesso, che sono tutte squadre che certamente si dovevano fare i conti, ecco. Però ormai credo che se riuscire a trovare una quadratura, questi giocatori certamente non dovranno. Però diciamo una cosa, ecco, io ho chiesto anche al mister, ci dobbiamo aspettare ormai da come l'anno scorso a fine anno, che praticamente era, cioè, mi sembrava un po' rozzagliato, cioè ogni volta che si prendeva un gol non si riusciva più a reagire, a fare qualcosa. Noi dico, penso che con tutti gli amici di Maida vorremmo una squadra sicuramente. Facciamo perdere il fatto di vincere, perché si può vincere e perdere anche il turno, come ci sono scorso anche a Nicotera con Marina, però certamente una squadra che dia l'anima in campo, fare l'ultimo minuto, che non conceda niente agli avversari, ecco. Tu qual è il tuo... Guarda, per quanto riguarda quello che stai dicendo, fra il mister, che ha una grossa esperienza calcistica dopo tanti anni, e i nomi dei giocatori che abbiamo preso, che hanno tanta esperienza alle spalle, è normale che sicuramente questa squadra sarà una squadra che non gli mancherà la personalità, cosa che è mancata l'anno scorso, ma per forza di cose, perché andavamo a certe partite con gli uomini contati, dovendo giocare con 4-5 fuori quota obbligatoriamente, fra squalifiche e infortuni. Quest'anno speriamo, avendo costruito questa rosa importante, di non avere questi stessi problemi, di giocarcela con tutti. Ovviamente mi sembra eccessivo parlare di altri traguardi, dato che uno deve essere anche obiettivo, veniamo da una retrocessione, dopo la prima stagione della storia calcistica di Maida, quindi è giusto che bisogna partire per essere più umili, da una salvezza tranquilla, che è il primo obiettivo della società. Poi se avverrà questo in tempi magari precoci, nel senso riusciamo ad anticiparlo, tanto meglio per poter programmare quel lavoro anche per la prossima stagione. Ultima cosa, poi ti lascio dire, qualcuno l'anno scorso si lamentava praticamente che
giocavano sempre gli stessi, anche se non si allenavano e giocavano questi. Io ho parlato col mister, dice quest'anno la politica è cambiata. Ecco, tu ci confermi lo stesso oppure insomma... La politica è la stessa lo scorso anno, il problema è che quando hai 14 giocatori, 11 vanno in campo e quindi 3 vanno in panchina, quindi di conseguenza vanno a giocare sempre gli stessi, no? Nel senso perché non c'erano proprio gli uomini a disposizione, ripeto, per una sfilza di infortuni e frasqualifiche, tutto qua. Quest'anno è normale, su una rosa che è di oltre 20 persone, speriamo che questo problema non risucceda. Senti di fare una promessa ai Tifosi del Maglia? La promessa ai Tifosi del Maglia lo sanno che la società è una società seria, e questo non lo dico io, è rinomata in tutta la provincia di Catanzaro come serietà. Potete chiedere tranquillamente ai giocatori che sono arrivati l'anno scorso. Noi abbiamo mantenuto tutti gli impegni con i nostri fornitori, con il massimo dell'impegno da parte di tutti, dal presidente all'ultimo dirigente che sono io, su 13 dirigenti quelli che siamo, tutti daremo il massimo e spero che faranno la stessa cosa i nostri giocatori e il mister che è veramente instancabile. Come l'obiettivo è la salvezza, giusto? Salvezza tranquilla, certo. Voglio esagerare e dire altre cose perché non è corretto dopo che veniamo da una retrocessione dello scorso anno. Va bene, grazie. Il nostro amico Franco Barone, confermato alla guida dell'Atletico Maida, insomma, buonasera. Franco, io volevo tutto dire complimenti per questo, abbiamo visto la preparazione e ti abbiamo visto forse sinceramente con uno spirito diverso dall'anno scorso, cioè sinceramente l'anno scorso ti vedevo con panchina un po' rassegnato perché certamente come ci avevi detto in alcuni discorsi tra di noi che non voglio mancare, eri costretto a fare una formazione non di tuo pugno, certamente dovuta alle necessità perché i giocatori erano contati. Quest'anno sembra che la società li abbiamo accontentato, abbiamo fatto insomma una campagna acquisti non indifferente, insomma l'arrivo di Davide Buraca, anche Tarsi, anche Romagnolo, credo che diano delle garanzie in più dell'anno scorso, però credo che i nomi contino poco perché poi alla fine penso conti sempre la sostanza, come dici tu, che uno possa anche smessi, però se non corri in campo, se non dai l'anima, non sei nessuno. Ecco, io ti voglio chiedere una cosa, cosa ti ha fatto soprattutto pensare di rimanere a Maida dopo quello l'anno scorso e poi dire quali sono le tue aspettative quest'anno, sinceramente, brevemente, non ti chiedo perché ci sono delle cose ma all'inizio non possiamo dire nulla, ecco. E poi due parole su questo campionato, le squadre che ci sono, che abbiamo visto un po' squadre, come dire, anche strane, oggi di Falco, i Borgia, che sono mini vacanti, squadre che da quanto sappiamo si sono ben rinforzate, insomma, anche Piroga era come l'anno scorso, della Borgia, insomma anche il Girifalco gioca dei buoni giocatori, anche il Rombiolo, e Mimmo Romano si è andato con loro e si è portato tutti quelli del San Calogero e si parla bene anche della Laureana che abbia fatto lo squadrone per salire, anche il Pianecrati, anche la Pigliano, solo l'anno scorso c'è Gianni Cosentino. È arrivato a fare anche finale playoff, perciò tutte squadre insomma di una caratura non indifferente, ecco. Anche San Gregorio, abbiamo visto nel torneo di San Francesco, sono squadre che sono insomma viste bene. Tu insomma dal tuo punto di vista, ecco, dici un po', ecco, le tue parole, ecco. Allora, due cose. La prima, perché di nuovo quest'anno a Maida? Beh, l'anno scorso vorrei lasciare un po' la storia, anche se la storia è importante, c'è una situazione precaria, ero consapevole all'inizio che c'è una situazione un po' difficile. Pensavo che stavano facendo si doveva essere entusiasmo, per me certo è rimasto solo in quelle poche persone e quindi voglio dire, è stata un'annata un po' particolare. D'accordo un po' con i dirigenti, hanno insistito, hanno accettato perché cioè, un conto è cominciare a metà campionato quando la situazione è molto precaria e difficile, un conto è, come dire, mettersi a lavorare dall'inizio, fare delle scelte ben precise, stabilire dei punti su cui partire, è una cosa un po' diversa. La cosa mi piace, chiaramente la società mi ha accontentato, abbiamo preso dei nomi, perché la prima cosa che ho chiesto è avere quantomeno almeno 10-11 uomini stabili e non avere la precarietà dell'anno scorso. Ci sono tutte le, come dire, tutte le basi per poter fare bene. Speriamo di fare bene, vediamo. Stiamo lavorando da 10 giorni, non siamo in ritardo, la squadra, il gruppo lavora abbastanza serenamente, accetta un po' tutte le disposizioni che do,
Voglio dire, vediamo strada facendo. Per quanto riguarda le altre squadre, così come abbiamo fatto noi, magari saranno anche attrezzate. Ripeto, conosco solo i nomi sulla carta, ripeto, però come hai detto anche tu prima, un conto sono i nomi e poi un conto è il campo, correre e sacrificarsi. Vedremo un po' cosa viene fuori. Sicuramente non staremo a guardare neanche noi, non siamo, per come stiamo partendo non siamo sprovveduti. Vedremo un pochino quale sarà il calibro, lo spessore del campionato. Franco, solo una cosa, poi ho chiuso. L'anno scorso mi è sembrato di aver visto un Maida rassegnato in campo, cioè nelle ultime partite lo vedevo, insomma, bastava subito un gol oppure una situazione e lo vedevo rassegnato. Però quest'anno dico, avremo la possibilità di vedere un Maida che gioca a testa alta con gli altri. Ho sentito il fatto che si può perdere, si può vincere, ma almeno vedere una squadra che combatte fino all'ultimo minuto, che non concede nulla all'avversario, perlomeno che rende la vita difficile, perché giustamente non si può pretendere di vincere tutte le partite. E ovviamente sappiamo che voi puntate alla salvezza, però credo che noi, questo che abbiamo visto, si possa anche con umiltà si possa pensare che con qualcosa di buono, ecco. Tu, ecco. E poi un'altra cosa, la partita contro il tuo Philadelphia avrà un sapore particolare quest'anno, oppure è una partita come le altre, sarà secondo te, ecco, visto che no, cioè, ancora non ci voglio pensare, non è un problema. Ecco. Philadelphia, come vado in tutti i campi di calcio, è una squadra come tutte le altre. Sì. Nostalgia, non ho, da quando alleno queste cose non le guardo. Sicuramente ci sarà un'emozione particolare. Quando giocherai di quella mano lì? No, però non è questo che aspetti, di andare a Philadelphia o a dimostrare o a fare. Assolutamente no. Una partita normale, tranquilla, serena. Mi farà piacere, perché comunque è il mio paese di origine, la squadra dove penso che ho anche allenato qualche anno. Va bene così, ma nulla di normale. Per me è molto naturale. E basta. Sarà una squadra come tutte quante le altre. Non mi parlo nessun tipo di problema. Un po' di emozione forse ci sarà, però sicuramente è normale nelle persone cosiddette normali, qua se non fosse così, con molta umiltà, perché ripeto quello che tu dicevi l'anno scorso, a volte un po' è chiaro, quando si è con una squadra non sono mai riuscito a fare una stessa formazione, mi allenavo con 5-6 persone, si andava quasi a chiamarle a casa, questo non è calcio assolutamente. Quest'anno stiamo partendo con piedi diversi, sicuramente con un modo diverso, con una mentalità diversa, anche perché, ripeto, è anche una scommessa mia, nel senso che sto lavorando dall'inizio, sto prendendo le mie responsabilità e prenderemo solo treno, poi in corso di viaggio vediamo cosa modificare o quant'altro, ma ora è questo, creare una mentalità calcistica e non regalare nulla a nessuno, così come faranno anche le altre contendenti. Senti, vuoi dire qualcosa ai maidesi? Cosa devo dire? Spero che quest'anno vengano al campo a vedere la loro squadra, a tifare per la loro squadra, a vedere i più presenti, perché saranno il 12° uomo. Io spero di far tornare l'entusiasmo. Calcio giocato, non calcio picchiato. Calcio che può... Va bene, ho capito cosa vuoi dire. Sicuramente. Franco, grazie di tutto, sei stato molto gentile. Sappiamo che devi andare via e ti lasciamo le tue cose. Grazie. Grazie mille anche a voi.